Il progetto per realizzare un impianto idrico per la produzione di energia elettrica è stato presentato nel 2015. Non se n'è più parlato per tutti questi anni, recentemente però l'azienda Mers Electric 1 SRL ha ripresentato un nuovo progetto alla regione toscana ed è stato inserito nel piano regionale degli interventi nel settore energetico. La centrale idroelettrica, a Pescia, sarà collocata in fondo a Via della Torre, una strada a fondo chiuso che da Piazza San Francesco costeggia il fiume. Lì, accanto ad una cabina elettrica, sarà realizzata la turbina, da dove partirà la nuova strada che arriverà fino al fiume e seguirà il percorso della tubazione. La produzione di energia sarà del tutto trascurabile, a fronte invece di un impatto ambientale che sarà invece molto sensibile. Soprattutto in riferimento ad alcuni aspetti. Uno è la copertura del gorile antico che è già documentato nel 600, sul quale verrà realizzata la strada di servizio per accesso all'impianto. La seconda questione che poniamo è quella della valutazione di impatto ambientale, che già fu esclusa nel 2015 con una motivazione tuttavia molto generica. Il terzo elemento riguarda proprio il fatto che questo torrente è soggetto ormai da molti anni a un impoverimento delle sue portate. Questo è il punto di presa. La turbina viene posta naturalmente nell'edificio terminale, quello di scambio, di produzione e di scambio. E come vedete la portata del fiume, qui si vede in maniera proprio precisa, in un tempo in cui ha piovuto anche recentemente in maniera consistente, è del tutto trascurabile. Naturalmente noi non demordiamo e contiamo anche sul fatto che la stampa, le emittenti televisive abbiano la possibilità di far conoscere a tutti questa questione e che si possa riaprire perlomeno un dibattito pubblico su questo.